niente campanella al Cerletti di Conegliano. A segnare la fine dell'anno scolastico e per i più grandi l'inizio della tanto temuta maturità sono i rombi dei motori e i clacson dei trattori. Si è rinnovato anche quest'anno il tanto atteso rito dell'istituto. 80 i trattori che hanno sfilato per le vie del centro tra felicità, spensieratezza e tanto entusiasmo. Dopo tutti questi anni che ho passato al Cerletti, finalmente ce l'abbiamo fatta. È un onore quasi essere diplomati in questa scuola, soprattutto per anche questa festività che si fa, il rito di fine anno, diciamo. Cosa ti aspetti per il futuro? Di andare avanti con tutti i miei progetti. Quali sono? Continuare l'azienda di famiglia e ingrandirla. Bellissimo, ultimo anno di scuola, lo chiudiamo bene come sempre, con una bella inaugurazione. Adesso ci divertiamo, facciamo un po' di casino. Giustamente, affrontiamo gli esami e speriamo che va tutto bene. Anche quest'anno siamo riusciti, tantissimi trattori e meglio di così. Questa scuola è proprio uno stile di vita, ti include, ti dà tante possibilità. Partiti dalla scuola e scortati dalla polizia locale affinché tutto il corteo si muovesse in sicurezza, con capofila della carovana la preside dell'istituto. Gli istituti tecnici agrari hanno proprio nelle loro corde questa volontà di portare avanti l'agricoltura e anche in termini di sostenibilità. Bisogna fare molto in questo ambito, so che anche la scuola si sta impegnando in questi termini.